sbagliamo a fare questo tipo di operazione, ce la mettono nel di dietro. Nel senso che non potremo né uscire e né andare avanti. Cioè, andare avanti sì, però... Infatti io salvo. Così, ripeterò subito questa azione. Vediamo. No, Lara, non perdere tempo, dai. Ecco, qua c'è la botola. Qua ci sono le munizioni per l'M16. Ma perché si è ficcato? Guardate dove... Dove si è ficcato? Che culo! Ce l'ho fatto! Aspetta, c'era qualcosa di... C'era qualcos'altro. Non vorrei sparare cazzate, ma c'era qualcos'altro. No, no, non penso, no. Ci abbiamo fatto tutto, non c'erano altre leve che dovevamo fare. Però non lo so, manca qualcos'altro. Perché ho questa terribile sensazione che manca qualcos'altro. Vabbè. Andiamo a vedere. Ragazzi, se cazzo! Dovete dirmi sotto qui un commento o un video risposto che sono un idiota, per favore, ditemelo. Vi prego, vi scongiuro, ditemi che sono un idiota, per favore. Per favore. Cazzo, non avevo dimenticato assolutamente nulla. Che idiota, dovevo spostare la cassa! Mannaggia! Porco Bartoli! Anna. Sì! Sì! Che cavolo? Ah, ecco, c'è la porta. Scusate mia madre, mi hanno chiamato. Ma tutte a me mi capitano. Questa è la parte più... No, 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 aspetta. Ecco. A fuoco, a fuoco, a fuoco! Ma come fa la fiamma ad arrivare su? Idiota mode activated. Ma dove cazzo sta sparando? Mando... A me mi fai una pippa. Ciuppa. Che è successo dopo di questo? Che cazzo può succedere secondo voi? Che cazzo può succedere secondo voi? Che cazzo? Che cazzo? Che bello. Ok. Tesoro d'oro. Ora ci sono i mongoloidi. Con la fiocina. Si sentono spocchiosi solo perché hanno la fiocina. E poi me la compra papà. Papà. Bastardo. 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 Saltiamo qua. Ci sarà un interruttore. Dopo aver attivato l'interruttore, si sposterà quella sorta... No, si aprirà sempre quella cazzo di porta. Quella cazzo di porta! Qua ci sono più motoscafi. Ma perché non andate a pescare i pesci? Mia, rompere le scale giusto giusto all'aria, ma perché non se ne vanno a prendere quattro pesci? Cazzo. Atascassa tu, cazzo. E non ci posso fare niente, va. Che diamo. Basta. Basta. Il video avrà tante di quelle parti che possiamo farne le porzioni per in tavola proprio. Che dia, sì, viva la... Bava. Con tutto il cuore, eh? Io vi mando a fare in culo con l'M16. Perché mi sono rotto. Basta. Che diamine. Dove che...
Non ci credo, l'ho registrata, questa parte l'ho registrata. LOL, ho registrato un bug. Questa parte sarà ancora più speciale. Hai detto che sarai idiota, vero? No, vabbè, Damiano, non sparare che cazzate. Dai, basta, basta, basta. Questa parte varrà oro. Che... cioè, stava salendo l'aria, non ci credo. Bentornati di nuovo a Super Quark. Oggi è possibile, grazie a Tomb Raider 2, scavalcare l'aria in una maniera a dir poco ineccepibile. Come? Non lo so, effetto della droga. Damiano, basta, eh? Facciamo questa video recensione. Ah, ragazzi, per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, visto che io l'altro... ieri, avevo l'esame. Ragazzi, è andato tutto bene, ho preso dei buoni voti. 7 allo scritto e penso 8 all'orale. Non male, basta che mi diano una sufficienza, ma soprattutto... Basta che mi diano, mi facciano promosso, no? Quello penso sia la cosa più importante. Comunque sia, mi aspettavo qualcosa di peggio. Mi sono costati 2 giorni di insonnia, ma vabbè, ma dai, ne è valsa la pena. Ho fatto un figurone e sono promosso. E ciù. LOL. Eh no, ancora, chi c'è? Chi c'è ancora? E basta, dai, fatela finita. Ah, Dio mio. Allora, in fatto di salute siamo messi così così. Qua mi servirebbe un bel fucile a pompa. Non lo uso mai. Caspita, altrimenti non l'avrei mai usato. Ecco qua, esce un cane. Niente cane? Ok. Questa cosa, questa piattaforma, che cosa sia non me lo ricordo, ma comunque non ci scendiamo. Dolcemente. Ecco. C'è qualcuno. You don't say. Ah, ho capito, qua ora la cosa è cazzuta. Salviamo, perché c'è un tizio che ci spara, se non sbaglio, con il fucile a pompa, e un tizio che ci spara con lanciafiamme. Quindi se sbagliamo qua non possiamo fare niente, è impossibile salvarci. Quindi fate attenzione. È scattata l'allarme. Guardate attentamente a sinistra. Ah no, niente, non è successo niente. Il circuito. Il circuito ci servirà per far smettere di far funzionare la sega e di prendere la scheda rossa, che ci servirà e la dovremo usare qui. Ora noi andiamo in queste porte. Una di queste porte si aprirà in automatico. Ok, benissimo. Saltiamo qua. Inseriamo il circuito. Maledette mosche. Domanda stupida, in stile Yotobi. Ma la motosega può funzionare senza un circuito di avviamento, porca di una vacca? Neanche si avvia. Ma è stupida sta cosa. Una motosega non può funzionare mai senza solo con fili. Ha bisogno di un circuito di avviamento. Ecco, il circuito di avviamento serve per farlo smettere. Idiozia level 100. Ora, seriamente, siamo quasi alla fine del livello. Inseriamo la tessera rossa. Qua ci sarà un cretino col fucile a pompa. Ci scendiamo dolcemente, mi raccomando, perché qua... Vedete, vedete, neanche il tempo di scendere già mi sparano. Crepa, bastardo. LOL. Ora, aumento un pochettino il volume del mio monitor, perché ora ci sarà una sorta di dialogo. Qua ci rilasciano dei medipack. E allora, in fatto di munizioni, come stiamo? Vediamo un po'. Dai, prendi il medipack. Allora, vabbè, pistole e munizioni automatiche, 29 munizioni per fucile, 811 automatiche, 177 usi, M16 128, vabbè dai, useremo le pistole automatiche. Oltre ad essere potenti abbiamo un bel po' di munizioni, quindi sfruttiamole. E allora,
Ora qui ci sarà un piccolo dialogo tra un monaco e lo scagnozzo di Marco. Si chiamava Gianni, se non sbaglio. Tipo, sì, Gianni, Gianni, si chiamava Gianni. Hai una buona memoria, eh? Sciariamo. Ed eccolo qua. Non so se si sente, vediamo. Non so cosa si siano detti, però penso stessero picchiando il monaco. Ora ragazzi, questa è la fine del livello. Uccidiamo questi scagnozzi e prendiamo il tesoro d'oro. Ma attenzione, non fate cavolate. Allora, se voi saltate così per facendo una sorta di scorciatoria, il livello finisce e il tesoro d'oro non lo prendete mai. Quindi cercate di non avvicinarvi al monaco, perché quando voi raggiungete una certa parte del livello di questa piattaforma, il livello terminerà. Voi andateci piano, sempre così, e prendete il tesoro d'oro. Eccolo qua. Fatto. Munizioni per Uzi. E vediamo un po' come sta sto tizio. Si chiama Fratello Chan. Fratello Chan. Beh, va, sentiamo. Non sei una di loro? Ma tu sei un monaco. Fratello Chan, Ankar, sei venuta per me. Ho visto una luce accecchiarmi. Erano i proiettili e credo che a loro abbiano fatto un effetto ben peggiore. Ma tu sei la mia guida, la mia chiave verso la prossima incarnazione. Ho fatto il mio tempo, vero? Cosa facevi con quel Marco Bartoli? Niente. Io conduco una vita rigorosa per ragioni che risalgono alla stessa necessità del male, come mio padre prima di me quando affondò il vascello di Gianni in queste stesse acque. Adesso sono qui, ero qui, per impedire a suo figlio di profanare il sigillo. Cioè il serafo. Tu non puoi sapere della mia missione, come forse non sapevi nemmeno della loro. I loro giorni di gloria sono comunque finiti. Vogliono il sigillo per svelare il tesoro maledetto del nostro monastero in Tibet, dopo essere stato trafugato da stolti vagabondi secoli fa. Siamo rimasti senza la chiave, potendo contare sulla sola forza delle nostre preghiere. Quindi intervenne Gianni B acquistandolo da qualche mercante d'arte. La scarpa. Ci mise tutti in pericolo, dando vita a quella che era solo un'antica credenza. Un pericolo che nessuno dovrebbe mai sottovalutare. E adesso ci siamo, Marco, con la sua mente malvagia e i suoi deliri, all'inutile ricerca di un potere che possa saziarmi. E così abbiamo dovuto riprendere le nostre carte. Ma è solo per una giusta causa. Che sexy. Dove vuoi portarmi? Bella, 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 bellissima. Sexy, veramente sexy. Eccolo qui Marco Bartoli. Ora ucciderà il monaco, non so perché. Forse per aver affondato la sua stessa barca, la barca di suo padre. Lara risponde al fuoco. Questo è una sorta di motoscafo subacqueo, una cosa del genere. No, motoscafo è via terra. Non lo so che cazzo è. Lei si tuffa e si fa trascinare da questa sorta di velivolo. A qui, non so che cazzo è. Fino ad arrivare al alla Maria Doria. A Maria Doria, che sarebbe, diciamo, la nave dove c'è il serafo, il sigillo, che poi ci porterà nelle pendici di Betan. Bene ragazzi, 24 minuti e 14, tutti e tre i tesori. Noi ci vediamo con 40 atmosfere. Ciao ciao.